Piazza Principe Umberto questa mattina, concentramento dei cittadini, dei residenti a sostegno dell'aggressione ricevuta dal consigliere di municipalità della quarta municipalità Mario Maggio. Maggio due sere fa ha subito una vile aggressione ad opera di alcuni extracomunitari. Mario, vuole raccontarci come sono andate le cose? I fatti, in sostanza, quel video era in diretta e sono stati visti, insomma, da chi ci seguiva. Centinaia e centinaia di persone che poi migliaia e migliaia hanno dato, insomma, un contributo, come dire, a quella che è stata l'interpretazione dei fatti. Cioè delinquenza, arroganza, maleducazione, senso di disprezzo nei confronti di chi questa città tende praticamente a cercare di portarla in un asset di normalità. Pietro Diodato, questa mattina concentramento a sostegno dell'aggressione ricevuta dal consigliere Mario Maggio. Ancora una volta il quartiere vasto nonostante la visita di Salvini e gli impegni assunti in prefettura. C'è una vecchia e famosa canzone di Ornella Vanoni che dice: la musica è finita, le luci si spengono, gli ospiti sono andati via. Cioè, è andato via il ministro, anche le istituzioni hanno arretrato di nuovo. Qualche risultato per la verità c'è stato, ma anche perché i cittadini, come lei ha detto, il consigliere Mario Maggio ci ha messo la faccia e il fisico in prima persona. Noi vorremmo che si continuasse su questa strada, vorremmo i poliziotti di quartiere per evitare che si possano occupare i marciapiedi pubblici e le pubbliche piazze con merce contraffatta, vorremmo evitare che si svolgesse l'attività di prostituzione in appartamenti o bassi che sono fittati da speculatori italiani, napoletani. Vorremmo, ecco, che non venissero invasi gli androni dei palazzi per attività illecite, che non ci fosse spaccio. Cioè, vorremmo che l'Italia tornasse ad appropriarsi di questa zona. Una presenza che va ben oltre la normale accoglienza, quindi. Sì, credo che si possa giudicare esplosiva la presenza extracomunitaria. D'altronde la prefettura si è data alla pazza gioia, ha autorizzato decine di centri di accoglienza. È normale che poi con qualche migliaio di extracomunitari, con servizi che non sono forniti dall'amministrazione comunale, diventa una miscela non facilmente assorbibile da chi vive in questa zona ed è costretto a rimanere segregato in casa. Ci saranno azioni politiche da parte del partito di Fratelli d'Italia, di cui lei fa parte a livello nazionale? Ah, già c'è stata la presenza del presidente nazionale onorevole Giorgia Meloni, qua qualche risultato, ripeto, si è avuto, ci sono i comitati che stanno lavorando, ci sono i cittadini che si stanno impegnando. L'appello mio è questo, insomma, facciamo in maniera tale che i cittadini non tornino ad avere paura di denunciare, lo stanno facendo, andiamogli incontro, ascoltiamo le loro istanze, non ci vuole molto per far sì che possa tornare vivibilità in questa zona. Salvatore Longhi, sud protagonista. Salvatore Longhi, stamattina anche lei a portare la solidarietà e soprattutto l'impegno anche politico per provare a sanare questa situazione veramente deprecabile. L'assurda aggressione a Mario Maggio, consigliere municipale, non è solo un attacco all'istituzione, è un attacco agli italiani, è la dimostrazione palese che non siamo più padroni a casa nostra. Se in questo quartiere, che nasce come quartiere storico della napoletanità, oggi ci è vietato anche attraversarlo perché temiamo l'aggressione degli extracomunitari, che peraltro sono la maggior parte tutti quanti illegali, illegittimi, perché qui sono diventati devastanti sia nel trasferimento della merce falsa, ma anche nello spaccio della droga, che qui è notevole, e beh, vuol dire che effettivamente c'è un problema. Io chiedo a Salvini di smetterla di fare gli annunci e di fare i fatti, perché al cospetto di queste questioni dove l'italiano non è libero di percorrere proprie
le strade c'è un problema di fatti e non di annunci, così come bisogna smettere con questo sindaco di Napoli, il quale invece continua a proteggere questa gente. Mi deve spiegare perché via Bologna è diventata una loro strada, mi deve spiegare perché autorizzano i venditori abusivi in questa città, ce lo deve spiegare questo. Se lui si ritiene in Masaniello napoletano, dovrebbe pensare prima ai napoletani e poi agli altri, invece lui pensa solo agli extracomunitari.